favorito. Luciano Susani è in quinta corsia, Fiasconaro in prima, Stolle in seconda. Sono scattati in questo momento. Luciano Susani è in quinta corsia, Marcello Fiasconaro ha avuto una partenza piuttosto veloce, ma anche veloce è stato l'avvio di Susani. Vediamo Marcello Fiasconaro superare Stolle, conquistare terreno nei confronti di Fromm, superare Tashinen, avvicinarsi a Susani. Ecco, vediamo Marcello Fiasconaro, il passaggio 24 e 2, un passaggio velocissimo. Ecco Luciano Susani al centro, in testa, e Marcello Fiasconaro sulla corda. Marcello Fiasconaro resta primo in corda, ma vediamo allungare prontamente Luciano Susani. In seconda posizione è Stolle, poi Fromm che allunga, è Dieter Fromm che va a occupare la seconda posizione, 50 e 10 ai 400 metri. Fiasconaro sempre al comando. Una prova estremamente coraggiosa, un passaggio velocissimo, roba da stroncare chiunque. Fromm in seconda posizione, stringe i denti Marcello Fiasconaro, passaggio ai 600 metri, 1:17,5, scatta con un'altra marcia irresistibile Luciano Susani sulla curva, si conferma il più forte. Marcello Fiasconaro ancora secondo, stringe i denti, cerca di tenere. Luciano Susani si avvia verso la conquista della vittoria, reagisce però Marcello Fiasconaro al ritorno di Ovet, lo supera l'inglese in questo momento, cede di schianto, Fiasconaro vince, Luciano Susani davanti a Ovet, terzo è il finlandese Tashinen, 1:44,07, primato dei campionati, primato personale di Luciano Susani che si è dimostrato nettamente più forte. Aveva tentato la carta della temerarietà Marcello Fiasconaro portandosi al comando sistematicamente fino ai 600 metri, ma poi gli è mancato.